Benvenuti a Chiedi Scene. Cominciamo con un'anteprima sul Festival di Spoleto, il Festival dei Due Mondi, che entra nel suo settimo decennio di vita in piena salute e si prepara al debutto. Il 29 giugno l'inaugurazione, come da tradizione è riservata all'opera, che quest'anno sarà una novità assoluta, commissionata dal Festival a Silvia Colasanti. Minotauro, da una ballata di Friedrich Dürrenmatt, il mostro mitologico è una vittima che riflette sulla sua metà umana e i veri carnefici sono Teseo e Arianna. Ma dicevamo un'anteprima, l'intervista che Donatella Cataldi ha realizzato con la stessa compositrice. Sentiamo. Allora, quest'anno Spoleto apre con un'opera contemporanea e nuova. Lei, la compositrice, beh, è una grande novità. È una grande novità e un segnale importante che dà il Festival di Spoleto. Rispetto a tanti teatri italiani che ripropongono opere del nostro repertorio, un festival popolare come quello di Spoleto decide di aprire con un'opera contemporanea. Questo è un segnale di coraggio che ci vuole dire che ancora gli artisti sanno dialogare col pubblico. Ma lei non è nuova a Spoleto? No, sono a Spoleto da 3 anni, ho presentato 2 anni fa un lavoro con Mario Martone e Patrizia Cavalli, lo scorso anno un Requiem in omaggio delle vittime del terremoto del centro Italia e quest'anno sono stata chiamata per l'inaugurazione con quest'opera lirica, il Minotauro. L'idea è nata da un'idea di collaborazione con Giorgio Ferrara, che mi ha chiamato per questo lavoro, e cercando di trasformare un racconto di Dürrenmatt, il Minotauro, in un'opera lirica. E in questo racconto Dürrenmatt ci offre una lettura novecentesca del mito del Minotauro, quindi un Minotauro non mostro, come ci ha appunto invece raccontato la storia, ma un diverso, un essere ingenuo, un sentire confuso, inconsapevole, che invece si va a confrontare con i veri mostri che sono gli uomini. Da questo racconto Giorgio Ferrara e René De Ceccatti hanno tratto un libretto d'opera sul quale io poi ho lavorato con la musica. Ah, lei appunto è la compositrice, ma come avviene? Cioè, da cosa lei trae ispirazione? Legge una pagina del libro e pensa come può? Ci spieghi? Beh, innanzitutto comporre musica assoluta, musica sinfonica, è molto diverso da comporre musica lirica, perché nella lirica noi abbiamo a che fare con una drammaturgia e quella è la nostra guida, una sequenza di eventi ma anche una successione di atmosfere emotive. E lì il compositore trae il suo maggiore, diciamo, spunto per il suo lavoro, no? Quindi capire che tipo di atmosfera emotiva deve andare a raccontare la musica. Stabilire il tempo di un'attesa, stabilire il tempo di una morte, stabilire i tempi. La musica gestisce i tempi in un'opera lirica e questo è compito del compositore, è un compito delicato, perché il tempo nell'opera lirica deve essere assolutamente esatto, altrimenti il pubblico ci abbandona poi. Una miscena particolare dove il Minotauro si specchierà. Esatto, l'ambientazione di quest'opera è molto importante perché è un Minotauro che vive in un labirinto di specchi. Questo fa sì che in tutta la prima metà dell'opera lui confonda i riflessi degli specchi con altri Minotauri amici e quindi si senta in qualche modo meno solo. Nel momento in cui lo specchio si infrange, il personaggio prende consapevolezza della propria solitudine e da lì ci sarà un'altra delle diverse evoluzioni poi dell'opera del personaggio. Diciamo che il festival finalmente si apre a grandi novità. Sì, è un segnale, ho detto, molto importante. Di rinascita. Sì, è un segnale importante quello di produrre. Credo che il patrimonio artistico che ci è stato consegnato dalla storia ce lo ritroviamo perché qualcuno in passato ha investito nei suoi contemporanei. Se noi ora riproponiamo sempre, come in un museo, lavori di 2 secoli fa, non andiamo ad arricchire questo patrimonio. E quindi operazioni come questa sono importantissime.